Ciao, sono Stefano da Caravambacci ed oggi sono qui per presentarvi questo Rimorsailer 645 TC motorizzato Mercedes. Ma oggi vorrò più che altro farvi vedere l'abitabilità interna, quindi per tutte le caratteristiche tecniche, motore, cilindrata, optional, eccetera, vi invito a cliccare qua su, sopra a destra, dove vi si aprirà la scheda tecnica del sito e potrete avere tutte le informazioni necessarie. Adesso andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. Adesso cominciamo a vedere dal garage, perché ha veramente un gran garage, un bel garage dove ci potete mettere qualsiasi cosa. Allora, ecco qua. Come vedete, già dal portellone è veramente grande. Vorrei farvi capire anche la grandezza di questo garage entrandoci dentro, perché ci si può mettere qualsiasi cosa. Allora, io voglio farvi vedere proprio la grandezza di questo garage. Comunque io, dai, sono in ginocchio, sono circa 1,85 m, sono anche insomma un po' robusto, quindi guardate la larghezza e l'ampiezza. Qui potete metterci veramente quello che volete senza preoccuparvi di non avere spazio, anzi secondo me ve ne rimarrà sempre spazio. Adesso invece andiamo a vedere l'interno del mezzo, quindi come è strutturato dentro. Partiamo dalla porta, classica porta con zanzariera, quindi possiamo tenere la porta aperta e chiudere la zanzariera e stare tranquilli. Classica dinette con 4 posti a sedere, che si può trasformare in un comodo letto, quindi all'evenienza poter ospitare nipoti, figli, amici, insomma chi si vuole. Ricordo che questo è un mezzo comodo per 2 persone, però comunque sia, nulla vieta di avere degli ospiti. Qui abbiamo la sua bella cucina, comoda, grande, con un bello spazio per lavorare, cucinare, che su un camper si dice che gli spazi non bastano mai, ma vorrei farvi vedere veramente quanto è pieno di armadietti, sportellini, e chi più ne ha più ne metta questo mezzo, quindi penso che non avrete veramente problemi a dove poter mettere le cose. Più gli sportelli sotto cucina, e invece di qua troviamo il suo bel frigorifero trivalente. Adesso vi voglio portare invece in camera. Un letto trasversale comodo, grande, agevolato da questi 3 scalini per andare su, e io adesso ci voglio salire anche per farvi vedere la comodità e la grandezza di questo letto. Guardate quanto è grande questo letto. Io comunque sono 1,84 m, 1,85 m, e non tocco né in cima né in fondo, e allungando il braccio non arrivo neanche a toccare la fine della parete, e vi garantisco che io non sono proprio uno scricciolino, quindi se ci entro io con una persona accanto ci entra praticamente chiunque su questo letto comodamente senza nessun problema. Questa porticellina qua che vi fa avere accesso diretto al garage, quindi non c'è bisogno di dover uscire per magari prendere qualcosa che ci può servire all'interno del camper, ma si può avere accesso direttamente da quella porta. Qui abbiamo il suo armadio, la stufetta sotto, una stufa naturalmente canalizzata poi su tutto il camper, quindi non c'è il rischio che patiate il freddo. E questo invece è il bagno, un bagno veramente grande per un camper, diviso in 2 ambienti, doccia separata con cabina doccia con chiusura plissettata in plexiglass, quindi cosa volere di più da un camper se non una doccia come a casa per farci una bella doccia tranquilla e rilassante. Poi il suo lavabo e il WC. Doccia per farvi vedere e capire l'ampiezza di questa cabina. Chiudendo così, guardate quanto veramente sto bene, mi posso girare, avere accesso al portaoggetti dietro senza problemi e senza proprio difficoltà. Poi naturalmente anche questo bagno è corredato del suo blò sopra e della finestra qui,
Il lavello, anche il lavello si ha un accesso veramente agevolato perché potete starci di fronte, di lato, lavandovi senza nessun tipo di problema, è veramente molto comodo. Per non parlare poi anche del WC, che comunque sia, guardate, mi metto a sedere sul WC e ho tutto lo spazio che voglio. Sembra quasi di essere veramente a casa, cosa si vuole di più da un bagno di un camper, non potrei saperlo perché avete lo spazio che volete senza nessun tipo di problema. Io con questo video ho voluto farvi vedere comunque l'abitabilità di questo mezzo, la vivibilità di questo mezzo. Per qualsiasi altra cosa potete chiamarci o ancora meglio venirci a trovare, perché comunque sia noi qui della Caravan Bacci vi aspettiamo qui da noi a poter vedere tutti i nostri mezzi nuovi e usati. Perché, come si suol dire, come è il nostro detto, libertà di scelta, proprio perché, come potete vedere, la vastità di mezzi che abbiamo in pronta consegna, nuovi e usati. Quindi, vi aspetto qui dalla Caravan Bacci. Ciao da Stefano.